voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia settembrina. Per quanto riguarda il filato, mi avvicino per farvi vedere, ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Malindi Color, che se ricorderete ho già utilizzato per creare una maglia estiva proprio utilizzando lo stesso colore, che è il colore numero 4. Mi piace questo colore perché ha delle sfumature fantastiche, quando va da un lilla chiaro a un marroncino, ed è anche il motivo per cui ho realizzato il mio cardigan pan di stelle con il colore marrone, perché come potete vedere la lavorazione è molto simile, diciamo che è uguale ma cambia leggermente rispetto al cardigan pan di stelle, ma di quello ne parliamo dopo. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato per questa maglia, che è una taglia M e una taglia S, 3 gomitoli, lavorando con l'uncinetto del 4,5. Però vi dico già che io dell'ultimo gomitolo non ne ho utilizzato molto, e quindi con quello che mi è rimasto ho realizzato questa fantastica sciarpa, che in questo momento vedete che ho legato a forma di cravatta, che ecco, posso indossarla in questa maniera o anche così. È una, diciamo che è una di quelle sciarpe che va benissimo per i primi venti, per la prima umidità di settembre, ed è per questo che ho deciso di utilizzare il filato rimasto proprio per poter realizzare questa sciarpa. Ora, se siete una taglia S, quindi vanno benissimo 3 gomitoli per realizzare sia la maglia che la sciarpa. Se siete una taglia M, allora 3 gomitoli vanno bene per realizzare la maglia, ma se volete realizzare anche la sciarpa vi occorrono 4 gomitoli. Taglia L, vi occorrono 4 gomitoli per realizzare la maglia e la sciarpa. Taglia XL, vi consiglio di comprare 5 gomitoli. In descrizione, come vi ho detto, vi lascio il link al sito www.filatielsa.com, dove troverete sia il colore che ho usato io, sia neanche gli altri colori che trovate in offerta. Ora, per quanto riguarda la lavorazione, come vi dicevo, io ho lavorato lo stesso punto del cardigan pan di stelle, ma in maniera diversa, perché come potete vedere le strisce sono molto più piccole, e lì avevamo strisce più grandi tutte lavorazione compatta e strisce più grandi di lavorazione forata. Questa volta invece le strisce sono un po' più piccole, questo perché volevo dare più movimento alla maglia e anche far risaltare di più le strisce e le sfumature di questo bellissimo filato. Per quanto riguarda la lavorazione, non è top down, non si parte nemmeno da sotto, ma si parte sempre da sola, solo che si vanno a realizzare 2 strisce che vanno appunto da questo punto a quest'altro punto della mia lunghezza. Non volevo farle proprio che arrivavano al gomito, quindi l'ho fatto un po' più piccole. Mi raccomando, però, se volete fare maniche lunghe, taglia S con 3 gomitoli poi non riuscite più a fare anche la sciarpina, quindi vi consiglio in quel caso di prendere 4 gomitoli, altrimenti se volete fare solo la maglia, per potete fare maniche lunghe vanno benissimo 3 gomitoli. Taglia ML, anche lì dovete andare a prendere comunque un gomitolo in più, non taglio tanto la taglia M se avete già deciso di prendere 4 gomitoli, in quel caso riuscite a fare tranquillamente sia le maniche lunghe che la sciarpina. Detto ciò, dicevo, quindi la lavorazione sono 2 rettangoli, uno per il dietro e uno per il davanti, però per il rettangolo davanti ho montato circa 10 motivi in più, adesso non ricordo benissimo, ma nel tutorial lo dico. Questo perché volevo creare lo scollo tondo, vedete come è venuto bello tondo, quindi sembra che ho fatto delle calature, ma in realtà non è così. Si è creato questo scollo quando sono andata a cucire il pezzo avanti con il pezzo dietro. Quindi mi raccomando, se volete il collo come il mio dovete andare a fare il rettangolo avanti molto più lungo. Una volta comunque uniti questi 2 rettangoli si va a lavorare in tondo, quindi non più in giri di andata e ritorno, ma in tondo fino alla fine, alla lunghezza desiderata. Nel video tutorial non vi farò vedere come fare la sciarpa, ma vi dico già che ho lavorato per circa, un attimo solo che voglio dirvelo bene, ho lavorato 7 motivi, quindi in orizzontale 7 motivi, che poi sono andata a sviluppare in altezza, e per poterlo fare ho fatto lo stesso lavorazione che ho fatto per le maniche, quindi non cambiano niente, i giri sono sempre quelli, in giri di andata e ritorno. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito troverete anche il PDF per realizzare questa maglia. Detto ciò, quindi ci vediamo al prossimo video tutorial.
Per poter realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Linea Malindi Color. Il colore che ho scelto io è il numero 4, che è questo sfumato con il lilla e con il marroncino o anche il beige. Lavorerò con l'uncinetto il numero 4,5. Andremo a creare due rettangoli che corrispondono alla lunghezza delle nostre maniche, che vanno da un braccio all'altro braccio, quindi comprendono quanto volete fare lunga il vostro rettangolo, in modo da avere delle maniche più lunghe o più corte. Io vi farò vedere un campione in cui andare a realizzare il motivo e realizzeremo due rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro. E io il rettangolo davanti lo farò un po' più lungo rispetto a quello dietro, quindi monterò più catenelle in modo tale da avere il collo, quando andremo a cucire due rettangoli insieme, il collo davanti che scende, quindi si crea una sorta di collo rotondo e non invece un collo a barca. Per la parte avanti io ho deciso di montare un totale di 158 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 più 2, quindi sono, se volete farla più lunga dovete andare a aumentare sempre 3, 6, 9, ricordandovi comunque delle due catenelle finali. Infatti a me un multiplo di 2 sarebbe 156 catenelle, a cui vado ad aggiungere quindi le altre due catenelle. Questo mi servirà per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Qui invece vi farò comunque soltanto vedere un piccolo campioncino. Per fare ciò io andrò a montare 12 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, salto la prima delle 12 catenelle, entro nella seconda, scusate, delle 14 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva di nuovo da fare una maglia alta. Catenella di separazione e vado a continuare così, quindi per tutto il mio giro base, facendo una maglia alta alternata ad una catenella. Quindi termino andando a fare una catenella, entro nell'ultima maglia, nell'ultima catenella e vado a fare una maglia alta. Abbiamo terminato così il nostro giro base. Adesso faremo i giri e i giri che faremo adesso sono i giri che vanno sempre ripetuti. Quindi primo giro, mi giro la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. E vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, scusatemi, in ogni archetto e in ogni archetto e in ogni maglia alta. Quindi una, vado sopra la maglia alta e vado a fare una maglia alta, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella. E devo continuare a fare questo per tutto il mio giro. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il secondo giro, andando a fare una maglia alta all'interno dell'archetto e una maglia alta dove ho la maglia alta. Archetto, maglia alta. E termino il giro andando a fare una maglia alta nell'archetto, una maglia alta all'interno della terza catenella che corrispondeva alla mia prima maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste, scusate, il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva, realizzo la mia prima maglia alta non chiusa. Ne devo fare un totale di 3, quindi vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva, realizzo la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ricomincio. Di nuovo a fare il gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi vado alla maglia alta successiva e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, seconda maglia alta non chiusa, maglia alta successiva, terza maglia alta non chiusa,
chiudo le maglie alte insieme, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3. Chiudo le 3 maglie alte, 3 catenelle e di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, salto una maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Vedete che qui invece non avevamo saltato una maglia alta, è normalissimo. Questo piccolo diciamo differenza si noterà soltanto in questo motivo, quando andremo a rifare gli altri giri non si noterà più. Si nota perché qui abbiamo dovuto fare una maglia alta in più per avere l'inizio uguale alla fine, però vi ripeto, quando riandremo a ripetere dal primo giro questa maglia alta qui non ci sarà più. C'è solo perché io qui ho preferito fare una maglia alta separata da una catenella per trovarmi meglio dopo a cucire i due rettangoli insieme. Quindi quando andremo poi a fare di nuovo dal primo al secondo e gli altri giri, questa maglia alta non ci sarà più. Quindi andiamo di nuovo a fare adesso il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare o vi alzate con una catenella o andiamo direttamente dove abbiamo la maglia alta e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo di 3 catenelle, entro dentro e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. E bisogna fare questo quindi per tutto il terzo giro. Terminiamo il terzo giro andando a fare 3 catenelle, entriamo nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nella seconda delle 3 catenelle e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Archetto successivo, ricomincio da capo, entro nella seconda catenella e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E di nuovo archetto successivo, entro nella seconda catenella e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E devo fare questo quindi per tutto il mio quarto giro. Entro sempre nella seconda delle mie 3 catenelle e vado a fare 3 maglie alte. Termino la lavorazione entrando dove ho la maglia bassa e facendo una maglia alta. E abbiamo così terminato anche il nostro quarto giro. E adesso si ricomincia da capo, ossia si va a fare il giro di maglie alte. Quindi si ricomincia dal primo giro. Ricordiamoci quindi, questo era un giro base, mi serve più che altro per poter cucire al meglio i due rettangoli e adesso possiamo ricominciare a fare il primo giro. Quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. In questa maniera, quindi come potete vedere è semplicissimo. Allora io nel frattempo vi ricordo che per la parte iniziale, che per la parte avanti, io ho montato un totale di 158 catenelle, le sto lavorando il pezzo. Vi dirò invece per dietro quante catenelle andrò a mettere. Penso molto meno, cioè tipo andrò a mettere almeno 10 motivi in meno, forse non 10 però almeno 8-7 sì, perché voglio che la scolla avanti sia molto tondo e molto pronunciato. Quindi invece di andare a mettere solo 2-3 motivi in meno dietro, nella parte dietro ne andrò a mettere molti di più. Quindi ripetiamo, adesso noi andiamo a fare sempre i nostri 4 giri per tutta l'altezza del rettangolo. Dovete calcolare che l'altezza del rettangolo vi serve per poter andare a fare poi gli scalfi, quindi poi uniremo i rettangoli e andremo a lavorare la parte del corpo della nostra maglia.
Come vi dicevo, adesso noi quando andremo a fare il secondo giro non ci troveremo più questa maglia alta in più, proprio perché adesso il motivo è ci troviamo con il multiplo, capita solo in questo giro, quindi nella prima volta andiamo a fare il nostro primo giro del motivo. Io naturalmente una volta che realizzerò entrambi i rettangoli vi dirò quante catenelle invece ho messo per la parte dietro e quante volte ho ripetuto il nostro motivo. Allora, io ho finito i miei due rettangoli. Per la parte avanti vi avevo detto che avevo montato 158 catenelle, per la parte dietro sono andata a montare 140 catenelle. Questo significa che avanti avrò un bello scolo e, come potete vedere, ho molte, mettendo i marcatori, molti più motivi sul davanti. Questo è perfetto soprattutto per chi ha molto seno, perché così la maglia non stringerà. Però non vi preoccupate, anche per chi ha poco seno, la maglia comunque si adatterà dopo qualche giro alla forma del vostro corpo. Per poter mettere i marcatori, io vi dico già che per realizzare la lunghezza, l'altezza dei miei rettangoli, sono andata a ripetere il motivo per due volte e mezzo, quindi una volta, seconda volta, alla terza volta mi sono fermata al terzo giro, ossia al giro delle mie archetti di 3 catenelle. Ho contato gli archetti di 3 catenelle e ne ho messi 16, al sedicesimo ho messo il marcatore. Voi naturalmente potete farvi anche più giri, non fermarvi a questo delle catenelle, ma fermarvi alle 3 maglie alte chiuse insieme o al giro di maglie alte, come vi trovate. Cercate sempre poi comunque di andare a mettere un numero che vi serva non lo so, anche di maglie alte, perché sia vi faccia avere qui al corpo bello largo, in modo tale da poter poi lavorare. Quindi mettete sempre i marcatori e andate a provare. Quindi io dicevo, ho contato i miei archetti di 3 catenelle, ne ho fatti un totale di 16 e ho messo il mio archetto. Stessa cosa da quest'altro lato, sono andata a contare i miei archetti di 3 catenelle e al sedicesimo ho messo il mio marcatore. Adesso andrò a lavorare la parte del corpo. Una volta fatta lavorata la parte del corpo, andrò a cucire i miei rettangoli e naturalmente vi mostrerò come. Allora, io adesso quindi devo iniziare la lavorazione con il mio terzo giro. Inizierò proprio dal marcatore, quindi vedete qui ho la mia sedicesima archetto, quindi vado nella seconda catenella e mi vado a fare la mia prima maglia alta. Io devo fare i gruppi di 3 maglie alte, quindi vado a fare 3 catenelle che corrispondono alla mia prima maglia alta. Tolgo il marcatore così vedete meglio e a questo punto prendo il filo, entro sempre nella seconda catenella dell'archetto del davanti, ma entro anche nella seconda catenella dell'archetto di dietro e vado a fare la mia seconda maglia alta. Prendo il filo, entro questa volta solo nell'archetto della seconda catenella dell'archetto del davanti e vado a fare la mia terza maglia alta. Vedete, così abbiamo unito la parte dietro la parte avanti e adesso vado nell'archetto successivo e normalmente vado a fare le mie 3 maglie alte in questa maniera. Continuo a lavorare il mio terzo giro fino ad arrivare al secondo marcatore e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Ho scelto di lavorare questo giro perché è quello più complicato, un po' per capire come andare a fare le 3 maglie alte, ma se voi andate a fare le 3 maglie alte chiuse insieme, in quel caso vi è molto più facile perché comunque avete le maglie alte, o anche se dividete con le 3 maglie alte dovete andare a fare il giro di maglie alte, quindi lì come passare dalla parte avanti alla parte dietro è molto più semplice rispetto invece come nel mio caso vi siete ritrovate le 3 catenelle. Quindi vado a lavorare normalmente il giro fino ad arrivare al secondo marcatore e vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte avanti, scusate, alla parte dietro, perché in questo momento sto lavorando la parte dietro, alla parte avanti. Poi si ricomincerà a lavorare normalmente dal primo giro. Le lavorazioni sarà in tondo, ma non cambia assolutamente nulla, se non che quando inizierete a fare il giro delle 3 maglie alte chiuse insieme, o anche questo delle 3 maglie alte nella stessa catenella,
catenella non dovete più andare a fare la maglia alta di inizio e fine giro, è l'unica cosa che cambia. Comunque li faremo assieme tutti i giri in modo tale che vi renderete conto appunto della lavorazione, quindi io continuo a lavorare in questa maniera. Ok, come vedete mi ritrovo dove ho il marcatore, quindi vado nella seconda catenella dell'archetto sul davanti e vado a fare una maglia alta. Tolgo il mio marcatore e vado di nuovo a prendere il filo, entro nell'archetto del dietro, entro nell'archetto del davanti, nella seconda catenella, e vado a fare una maglia alta. Entro solo nell'archetto del davanti, nella seconda catenella dell'archetto sul davanti, e vado a fare la mia maglia alta. E adesso continuo a lavorare normalmente il mio giro, andando a fare 3 maglie alte in ogni archetto di ogni secondo catenella di ogni archetto, quindi normalissimo. Vi farò vedere come terminare quindi il nostro quarto giro. Questo è il quarto giro, non so perché prima ho detto 3, mi sto un po' confondendo oggi. Comunque il nostro quarto giro. E poi ricominceremo dal primo giro, andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, semplicissimo. Quindi diciamo che ci rivediamo direttamente al secondo giro, perché questo è il quarto giro. Andrò a fare il secondo giro facendo una maglia, il primo giro facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminato il primo giro, ma oggi proprio zero, scusatemi, terminato il primo giro, quindi il primo giro che sono tutte maglie alte, vi farò vedere come andare a realizzare il nostro secondo giro. Quindi ripeto, sto finendo il mio quarto giro e come vi ho detto finiremo facendo 3 maglie alte nell'ultimo archetto, quindi quando ci troveremo qui faremo 3 maglie alte in ultimo archetto e poi una maglia bassissima per poter terminare la lavorazione. Poi andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi il nostro primo giro, e poi vi farò vedere come fare il secondo. Allora, quindi sto terminando il mio primo giro, il quarto giro l'avevamo già fatto, quindi termino il mio primo giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. E adesso andiamo a fare il nostro secondo giro e partiamo iniziando con 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo insieme 3 catenelle e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta non chiusa sopra ognuna delle successive 3 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte non chiuse. Le chiudo insieme 3 catenelle e ricomincio da capo, e quindi vado a fare questo per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come andare a fare il terzo giro. Quindi continuiamo normalmente, 3 maglie alte non chiuse, le chiudiamo insieme 3 catenelle. Sto terminando il mio secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte chiuse insieme e vado a terminarlo facendo una catenella, prendo il filo, vado nelle 3 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta. E adesso si parte iniziando a fare il terzo giro, che andiamo a fare in questa maniera. Vado all'interno dell'archetto e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, archetto successivo maglia bassa, 3 catenelle di separazione, archetto successivo maglia bassa. Continuo così a fare questo per tutto il mio terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come fare il quarto giro. Poi questi giri li andremo a fare per tutta la lunghezza della nostra maglia. Mi raccomando, per chi ha bisogno di fare degli aumenti, in questo caso diciamo che è un po' difficile, quindi invece di fare gli aumenti io vi consiglio di andare a cambiare l'uncinetto, quindi da 4,5 passare a 5 se dovete farlo più largo, se invece dovete stringere andate a lavorare con l'uncinetto numero 4. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, catenella di separazione, prendo il filo, vado alla maglia bassa e realizzo una maglia alta. E adesso andiamo a fare di nuovo il quarto giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte. E poi di nuovo archetto successivo. E vado a fare le mie 3 maglie alte all'interno della seconda catenella.
e ripeto, io continuerò a lavorare questi 4 giri fino alla lunghezza della maglia desiderata. Allora, io ho lavorato dallo scalfo fino a giù il motivo per 8 volte, quindi ripeto, dallo scalfo fino a giù ho ripetuto il mio motivo 8 volte. Non ho fatto alcun tipo di aumento, quindi non sono andata a cambiare l'uncinetto, ma ho lavorato sempre con l'uncinetto del 4,5. Una volta finita di lavorare la lunghezza della maglia, sono andata a cucire le mie maniche, quindi rettangolo avanti con il rettangolo dietro. L'ho cucito sotto, ho semplicemente usato l'ango di lana e passando da una parte all'altra, e ho cucito anche sopra per circa 30 centimetri partendo dall'esterno verso l'interno, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra manica. Come potete vedere, alla fine ecco, così si vede bene, il collo è venuto largo come lo volevo, quindi tondo avanti, mentre sopra e dietro viene questa striscia normale, quindi questo scollo molto bello indossato ha un bellissimo effetto e l'avete già visto dalla ripresa iniziale in cui indosso la maglia. Ora, come vi ho detto, io mi ero avanzato del filato, ve l'ho detto anche all'inizio del video, e voglio farvi vedere quindi la sciarpa che sono andata a fare. Eccola qui. Alla fine io ho montato 7 motivi e circa quindi 13 centimetri e sono andata a lavorare per tutta la lunghezza della mia del mio gomitolo, finché non mi è finito il filato, e ho lavorato per una lunghezza di circa 164 centimetri. Quindi ho fatto questo lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5, questa sciarpa da abbinarci sopra. Ripeto, ho lavorato sempre 4 giri, ho montato per avere 7 motivi. Quindi la nostra maglia e la nostra sciarpa sono terminate.